Buonasera, siamo qua con Alessio Valsecchi. Ciao. Ciao Alessio. Allora, Alessio di Edizioni 12, sì. Ci spieghi un pochino il tuo ruolo all'interno della casa editrice? Allora, all'interno della casa editrice io dirigo notte dedicata al thriller, al giallo. Allora, della collana Mezzanotte, ci citi l'ultimo libro che avete pubblicato? Adesso dovrebbe uscire Opera 6, dovrebbe essere lì lì per uscire. Di cosa tratta? Opera 6. Non è molto ben definibile, perché noi abbiamo la nostra offerta per quanto riguarda i libri è abbastanza particolare. Diciamo, qualcuno l'ha avvicinato a Ian Fleming, però ci sono parti di body modification, ci sono cose molto cruente, molto strane. Strani spesso sono i nostri libri. Sì, e a proposito di libri strani, sì. Io ti chiedo di citare, perché non avete solo narrativa, ma anche saggistica. L'ultimo libro sui serial killer, sì, quello è l'ultimo. In due si uccide meglio. In due si uccide meglio, sì. Allora, ci racconti qualcosa su questo libro? Allora, è nato, è stato scritto da Giuseppe Pastore e Valbuonesi. Valbuonesi, sai anche come si chiama? Stefano Valbuonesi. Esatto, che sono stati per un certo periodo collaboratori del mio sito, La Tira Nera. Un bel giorno ci siamo incontrati, insieme abbiamo avuto questa idea, loro l'hanno sviluppata con il passare degli anni e alla fine sono arrivata a questo libro dedicato alle coppie di serial killer. Perfetto, tra queste coppie, visto che tu non solo naturalmente l'hai letto in qualità di direttore, hai anche scritto una postfazione molto interessante, ti chiedo, tra queste coppie qual è quella che ti fa più paura? La risposta è scontata, è quella di Tull e com'era l'altro che non mi ricordo più? Lucas e Tull, perché erano veramente estremi, due differenti bestie, veramente di una ferocia inaudita, che si incontrano e vanno in giro a fare danni, macelli. Non si riesce a capire quante persone abbiano ucciso in totale, ma proprio leggendo le loro storie sono rimasto attonito. Per loro era veramente un gioco, nessun rimorso, niente di nessuna pietà. Così, per loro schiacciare un mozzicone, uccidere una persona, non cambiava nulla.